nasceva Gabriele D'Annunzio. È una data che sicuramente va ricordata, io ho letto qualcosina in merito e so che lui nasceva alle 5 e mezzo di mattina, molto molto presto. La sua levatrice credo che si chiamasse Mundo. Quando l'alba si innamora, sì. Giustamente, perciò si intitolava così la manifestazione. Sì. E dunque la levatrice affida Gabriele D'Annunzio alla mamma e la mamma pare che gli dica queste parole: sì. Caro figlio mio, sei nato di marzo e sei nato di venerdì, perché era un venerdì, sì, quel 12 marzo, sicuramente farai grandi cose nella vita. E diciamo l'amore della mamma, queste coincidenze storiche, già immaginava quello che poteva essere Gabriele D'Annunzio per la loro famiglia, che cambiò totalmente, e anche per la storia di Pescara. Ecco, noi invece che a posteriori sappiamo e conosciamo quello che D'Annunzio ha fatto, fatichiamo invece a ricordarlo. E allora manifestazioni come queste devono essere soltanto l'inizio. Io sono contento che Lucia abbia lanciato questa cosa e soprattutto che la voglia ripetere nei prossimi anni. È importante farlo diventare un momento continuativo nella storia pescarese, per dirla con un piccolo passaggio della Pioggia nel Pineto: questa è una favola che ieri mi ha illuso e che oggi deve diventare concretezza. Grazie a tutti e buona serata.